Stagione estiva al via nelle frazioni marinare di Fondachello e Sant'Anna, dove il sindaco di Mascheri Luigi Messina annuncia per i mesi estivi un ricco programma di intrattenimenti musicali e di teatro per grandi e bambini. Ci siamo organizzati per luglio e agosto per realizzare dei momenti dove le persone che vengono a Fondachello possono non solo andare ad usufruire del nostro bellissimo mare e dei servizi eccezionali che ci sono attraverso i lidi sul lungomare, di tutte le attività che sono nel lungomare di Fondachello, ma anche la sera di poter avere l'occasione di avere delle manifestazioni. Già su circa 60 giorni tra luglio e agosto saranno occupate intorno ai 45 giorni, 45 sere, per tutta una serie di attività dalle teatrali alla musica, una serie di attività che coinvolgeranno il territorio di Fondachello soprattutto per dare modo alle persone di poter soggiornare anche la sera. Questo dovrebbe rivitalizzare Fondachello perché è un luogo che merita, è un luogo che dà lavoro a tante persone, ma nello stesso tempo dà l'opportunità alle persone di incontrarsi, di vivere qualche momento di spensieratezza. Tutto questo viene fatto con un'organizzazione che è stata attivata attraverso il gruppo del turismo del comune di Mascali, che è stato realizzato quest'anno, grazie alla buona volontà e l'ingrande impegno da parte dei vigili urbani, da parte anche dell'ufficio tecnico, e questo porterà sicuramente a un miglioramento della situazione di Fondachello. L'amministrazione attenzionerà i trasporti pubblici da e per Fondachello e Sant'Anna, potenziando il servizio per i mascalesi e i villeggianti, che già incominciano ad affollare le coste del lungomare mascalese. Già è stata attivata con la FCE il servizio su Fondachello, che riesce a dare già un buon servizio sul lungomare. Stiamo cercando di risolvere una piccola criticità che c'è con il servizio che avevamo già attivato lo scorso anno con Buda, per far sì che i collegamenti di Mascali e Fondachello possano essere riattivati nel modo migliore. L'amministrazione sta potenziando anche il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, soprattutto nel fine settimana, dove verranno effettuati più turni di raccolta, per evitare che i cassonetti restino colmi di rifiuti e per mantenere la pulizia e il decoro nelle frazioni marinare. Dal 1 luglio inizieranno gli interventi speciali. Stiamo cercando di vedere con la ditta se già possiamo fare qualche intervento già in questo periodo, e questi interventi comunque saranno sulla spiaggia, per la pulizia della spiaggia, per le parti libere, e saranno dei passaggi in più il sabato e la domenica per evitare che nei cassonetti rimanga oltre modo quello che magari viene messo nei cassonetti durante il giorno, e in modo da rendere più pulito l'ambiente, e ci saranno molta più presenza di chi spazzerà i luoghi in quella parte del territorio. Questo non significa che verrà attenzionato solo Fondachello, perché il territorio è tutto il nostro territorio, è Punta Lazio, è Mondargano, è Nunziata, Nunziatella, è Sant'Antonino, dove egregiamente la comunità di Sant'Antonino sta organizzando delle attività sia in questi giorni che nel periodo anche estivo, e pertanto noi cercheremo anche di trovare il modo come collegare e dare visibilità alle nostre frazioni attraverso l'attività che vengono svolte sulla frazione marinara.